Bene ragazzi, qui alla nostra destra potete ammirare l'Hotel Adria. Poteva essere una svolta mia carriera, della mia vita. Avrei dovuto continuare in pratica a fare il barista per una miriade di anni senza nessuno sbocco, dare da mangiare o da bere ai tedeschi che vanno qua, wunderbar, non capiscono neanche dove cazzo sono, a Spagna e Italia non so neanche la differenza. Comunque invece io ho scelto di fare il rock and roll. Vi farò fare questo tour di Caorle, la mia città natale, prima di abbandonarla di nuovo verso nuove mete, nuovi liti. Scusate per le riprese notturne, ma essendo io un vampiro non posso fare altrimenti. Ci troviamo qui all'entrata del Don Pablo, che è la discoteca, nonché l'unico locale al paese che apre solo d'estate, e vi assicuro signori che qui succede di tutto. Come potete vedere qui, tutto distrutto, veramente effetto della droga e l'alcol, tutto a pezzi, abbandonato, devastato. La spiaggia sembra un cimitero militare. Quando ci saranno gli ombrelloni, io credo che da una persona all'altra passino non più di 50 cm massimo, quindi immaginatevi che divertimento. Eccoci qua, chiosco Guarambì, e qui ci fumavano le canne così. Ah, questo succedeva tutto ai tempi dei tempi, adesso non si può più fare niente, sì. Vedete, tutto abbandonato, liscio, cose, tedeschi che ballano sulle note di vecchie canzoni italiane. Insomma, un bel po' di trash per noi rockettari, impossibilitati di esprimerci in un mondo di electro sound da discoteca. Si trasforma nel sex department. Sempre e comunque, cazzo. Adesso ci inoltreremo all'interno dell'House of Metal. Prego signori, benvenuti all'inferno. Questa è la seduta di mia zia, poraccia. eravamo una famiglia. Poi dopo la disfatta totale, l'appartamento è stato abbandonato e giace in un'eterna paranoia anni 70. Prego. L'ultimo piano è la cripta. Indovinate chi ci abita. Una discesa agli inferi, signori. Abbandonate ogni speranza, voi che entrate. Mamma mia. Ecco, signori, questo è l'appartamento del metallaro. Mostriamo una così. Ecco, guarda che roba. Hop e si gira. Hop! Hai detto? Ed è la frittata girata. Hai mangiato la frittata girata? Rigirata. Vai, vai, vai. Allora signori, qui sto documentando per voi la festa della Madonna, la famigerata festa che viene ogni 5 anni qui a Caorle, dove festeggiano la Madonna dell'Angelo e gli fanno fare un giro per le varie chiese del luogo, insomma, e dopo la riportano in questa processione di barche, tac, tra pescatori e turisti curiosi e tossicodipendenti vari, la riportano al suo luogo d'origine, cioè la chiesa della Madonna dell'Angelo. Tutti vestiti uguali, chiaramente, lobotomizzati, bocca aperta verso il mare, bandierine, decorazioni. Allora signore e signori, benvenuti a una nuova puntata di Turisti Violenti. C'è questa Mercedes qui con questa ragazzina di 14-15 anni che continua a girare attorno alla Mercedes ininterrottamente, quasi in una perdita totale della lucidità. Eccola qui, ah, continua, ma adesso io riprendo, ma lei ha già fatto 15 giri e continua, eccola qui. Il padre in macchina, in silenzio, bagagliaio aperto e lei che continua a girare attorno nello stesso senso. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare. Ciao cagnaccio, cagnetto. Guarda che tipo. Incredibile, oh. Oh, cagnetto. Cagnetto. Sto customizzando, glammizzando la chitarra del mio fratellino, in maniera che si renda conto che l'unica strada verso la verità è il rock and roll e no, troiate, il rock. Benissimo, siamo qui dopo che sono arrivati i carabinieri, è arrivata mia madre, la Petra è qui. Mio padre si è chiuso dentro in casa. Non puoi entrare in casa mia, esci subito dalla mia casa. Scusa. Mamma mia, ma che comportamento! Il dottore non vuole che la casa è sua. Vabbè. Insomma, ce la dovremmo suonare a cazzo, ma qua ce l'hanno quei metallari. Stavolta non so cosa fare, ragazzi. Cioè io ho bisogno di strumenti per lavorare, capisci? Perché non può procedere allo sfratto e insomma cerca di rompermi le palle perché vada via io, insomma. E questa è la storia, il clou della situazione. Sì, io sono a casa mia come a casa sua, insomma, la famiglia è questa. Di nuovo, lo cancello. Io non so più cosa fare. Continuo a divergere cancellate regolarmente. Se qualcuno prima o poi farà qualcosa lo ringrazierò. Confidenza. Mad Max. Ok signori, io sono tornato dopo 3 anni a casa mia, questa è mia madre. Sta già piangendo. Non sto piangendo, non sto piangendo. C'è mia nonna che è impazzita completamente. Marco, ho perso 3 kg in 3 giorni. Marco, adesso vediamo cosa succede. Ascoltami. Marco. No, 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 io non vado giù. Adesso vediamo se arrivano i carabinieri o ma cosa. Non arriva nessuno. Io non, filmo tutto, signori. Non arriva nessuno, Marco. Nessuno. Peso 57 kg. Sto morendo. Tu vuoi chiamare le forze dell'ordine contro di me? No, non è così. Non fa... Ma io lo so già! Non è vero! Quindi sei nella merda! Non è vero, Marco, non è vero. 20 agosto 80, giusto? Giusto. Domani è il compleanno. Sì. Tanti auguri. Grazie. Grazie un cazzo. Grazie a tutti, buone vacanze. Grazie. Ricordati di non diventare così, giovine. Grazie. Rock and roll. Grazie. Bene signore e signori, è successo quello che è successo in Via della Serenissima. Si sono organizzati, noi per un mese ci siamo comportati bene cercando di stare tranquilli, con mio padre e altre persone, chissà come. Poi i vertici dei carabinieri del posto si sono riorganizzati e sono venuti di nuovo a minacciarci. Avete tutto il video, insomma fateci sapere le vostre opinioni. Ok signori, buonasera, sono le 20:11 di un agosto pesantissimo. Diciamo è un agosto pesantissimo come... di profiterol prima di andare a letto. Insomma, dopo la scena dei carabinieri, mia madre con lo zietto di Roma si sono organizzate, ma la nonna anche. Prima ha fatto finta di avere paura, è andata via, poi si è organizzata con lo zietto a Roma, hanno convinto mia madre, hanno chiamato i carabinieri dicendo che la picchiamo, paura di venire a casa. La stessa storia, sembra déjà vu, la stessa storia di io picchiavo mia nonna. Insomma, pagatemi per questo, picchio vostra madre, vostra nonna, lo zio di 100 anni, quello che volete, ma pagatemi. A parte gli scherzi, ci stiamo dirigendo di nuovo, chissà dove. Superone sempre rombante, 300 cavalli, ruota su terra, diciamo piede ruota terra, bulletto qua dietro professional, ok, come in aereo. Non ha neanche fatto tante storie per entrare sinceramente, è stato bravo, però bisogna metterlo dentro in retromarcia perché sennò di fronte così gli fa impressione, invece in retromarcia così tranquillo. Adesso si è messo addirittura a dormire. Beh, insomma, per noi normale amministrazione, adesso speriamo di arrivare a destinazione sana e salvi. Non pensavo che riuscissero a manipolare mia madre in questa maniera. E l'ho sempre detto che stare in quel posto, in posti del genere, con quella mentalità, è comunque deleterio per tutti. Qualsiasi sia la tua personalità, il tuo lavoro, il tuo orientamento sessuale, cioè succede comunque un casino, perché il sistema interviene, mette uno contro l'altro, mette uno che convince l'altro a metterti contro l'altro. È una guerra totale sempre, come diceva mio padre, no? E alla fine di quello che pensavo. Ci vediamo dopo. Ciao. Signori, qui il problema non è che non c'è il rock and roll, Il problema è che qui non c'è nessuno.